Amici amanti degli anni 80, un pochino degli anni 70, ma soprattutto e ancora una volta appassionati di recuperi, ma non da mercatino. Comunque vorrei tranquillizzare soprattutto gli appassionati di robot giapponesi perché in mezzo alle solite macchinine, questa volta qualche piccola soddisfazione robotica ce la siamo portata a casa. Di cosa mi riferisco? Beh, lo scopriremo assieme. Dopo la sigla. Dunque, recuperi, ma non da mercatino. Due sono stati recuperati e durante un evento fieristico dedicato proprio allo scambio e alla vendita del giocattolo d'epoca, ma non si tratta della mitica Novegro Fiera che, come sappiamo, è uno degli eventi più famosi per quanto concerne quella tipologia. È un evento che per scaramanzia non voglio nominare in quanto si trattava di un'edizione zero, di un'edizione di prova per valutare da parte degli organizzatori se c'era un interesse e le condizioni per proseguire, ma solamente nei prossimi anni capiremo se ci sarà un proseguo. Noi invece concentriamoci su questi ritrovamenti. Come al solito, giocato nel tempo vuole essere chiaro, quindi dico che questa volta è stato speso 70 euro. È una cifra un po' alta per i nostri budget, sapete che noi stiamo intorno al massimo ai 50 euro, però dobbiamo anche comprendere che è un evento fieristico e non è il solito mercatino della domenica, quindi siamo stati al gioco e vediamo cosa siamo riusciti a recuperare. Dunque, un pronti partenza via con uno dei simboli un pochettino di fine anni 70, inizi anni 80, che è praticamente un Micronauta Red Falcon. E vedete già la differenza con i mercatini, il sacchettino, il nome scritto. Quindi vi dico subito che è stato lui ad alzare il prezzo di tutto il lotto, praticamente da solo è costato come metà del lotto. E praticamente è quello che, se non mi sbaglio, in pubblicità veniva chiamato il principe alato. È uno dei miei micronauti preferiti, sinceramente, lo trovo quelli più giocabili perché mi sono permesso di spendere una cifra superiore a quella che noi normalmente spendiamo per i trovamenti, perché mi è piaciuto il fatto che comunque c'erano dei missilini, ci sono un po' di accessori, non dico che è completo, però insomma. È un ritrovamento, a mio avviso, interessante, un simbolo immortale della fine anni 70, inizio anni 80. Proseguiamo. Qui la signorina gentilmente ha impacchettato tutto. E qui andiamo avanti con un lotto di piccoli modelli. Questi sì, li ho pagati in poco. Majorette, molto bella però. Si tratta di una Matra Simca e devo dire che è qualcosa di abbastanza raruccio anche per quanto concerne le maggiorette. Poi le condizioni, guardate anche la verniciatura molto bella. Questa è una Mattel, quindi successiva all'esperimento Mebe Toys, all'esperienza Mebe Toys di poco successiva. Guardate che bella, è una Ford, penso Ford Capri. La verniciatura non è brillante, ma la solidità è veramente qualcosa di incredibile, molto interessante. Questo è un pullman ed è un pullman matchbox. Non riesco a vedere l'anno perché rosso su rosso, scritte rosse sul sfondo rosso non è di certo la scelta migliore, però devo dire bellissimo, particolare, sempre matchbox, ma non è la classica macchinina. Poi qui abbiamo una serie infinita, scusate, libero. Poi qui abbiamo una serie infinita di Porsche 917, sempre nella scala 1.43, se non erro, fatte molto bene, vedete, si apre anche il cofano motore. Sì, certo, un po' usate, però stiamo parlando di una Porsche della Hot Wheels. Serie sputafuoco Hot Wheels. Questa
La scritta c'è scritto sotto 5 perché stava a 5 euro, in realtà ritirando un lotto intero le ho pagate meno di 2 euro. E devo dire perché ne ho ritirate così tante? E beh, innanzitutto ve le faccio vedere qualcuna e poi dopo vi spiego il perché. Bellissima questa livrea, mi piace molto, ma la Porsche 917 ha corso con tantissime livree interessanti. Guardate questa livrea Martini, molto bella, bellissima. È una delle macchine a competizione per me più belle. Questa qua è la stessa vettura, stessa scala, ma della solido. E siamo comunque ancora intorno agli anni 70 per quanto concerne questi giocattoli. Questa è un'altra Porsche 917. Anche questa si apre tutta, si vede il motore, la ruota di scorta. È per l'epoca un bellissimo modello. Questo addirittura è della Mercury Made in Italy. Questo qua, secondo me, non sono esperto di Mercury, ma è una marca davvero interessante e che a livello collezionistico può dare qualche soddisfazione. Molto. E poi arriviamo al motivo per cui ho preso questa vettura e continuo a prenderla e come vedete, l'ho presa in varie marche, ho ritirato un piccolo lotto per la mitica Porsche 917 in livrea Golf. Perché questa mia ossessione? Punto 1, la reputo una delle più belle macchine a competizione. Ha una linea meravigliosa, è un curriculum di vittorie direi quasi infinito. La livrea Golf è una delle livree da competizione più iconiche e più belle. E poi in questa livrea questa macchina è inevitabilmente associata ad un film e a un mito, quello di Steve McQueen. Steve McQueen nel film Le Mans da lui evoluto guidava questa Porsche e nella leggenda, non so dirvi se è vero oppure no, voi sapete che lui era anche un pilota, narra che la direzione del film gli ha proibito di girare alcune scene, ma lui per una sorta di vendetta, quando tutta la troupe se n'è andata via, ha fatto preparare ai meccanici la macchina, è salito e ha fatto un giro di pista a tutta velocità, facendo un tempo, secondo la leggenda, solamente 4 secondi inferiore a quello dei piloti professionisti. 4 secondi, se noi parliamo di Formula 1, può essere tanto, ma 4 secondi su una pista di Le Mans negli anni 70 con questa macchina è pochissimo, perché già tenere in strada queste macchine voleva dire che tu avevi veramente delle capacità mostruose. Al di fuori di questa leggenda, vera sì, vera no, questa è un mito, come mito era Steve McQueen. Tutto ciò che di Steve McQueen per me è collezionabile perché sono pazzo di lui in un certo senso. E qui andiamo agli ultimi ritrovamenti robotici che vi dicevo, questi sì mi sono costati pochissimi euro. Questo è un classico machine GoBot o machine robot e bisogna capire se è marchiato, qui non riesco a capire la marchiatura, potrebbe essere una copia non ufficiale, però comunque è abbastanza carino. Questo è un machine robot o comunque gobot ufficiale, dovrei verificare se è completo. È un misto tra metallo e plastica. Potrebbe anche questo non essere ufficiale, però a mio avviso è simpatico. Sono ritrovamenti questi a pochissimi euro, è 1 euro l'uno, quindi va bene lo stesso. E questo è un machine robot e dovrebbe essere, se non erro, ufficiale, ma l'ho preso ben volentieri, anche se come vedete è un pochettino conciato, un po' tutte le articolazioni un po' troppo molli perché è stato usato tante volte, per due motivi. Uno, la vettura che cerca di rappresentare è la mitica Renault Turbo, quella che è diventata famosa con il duello di Digione del 1979 tra Arnoux e Gilles Villeneuve. È una vettura bellissima, è una vettura importantissima per la storia della Formula 1, la prima vettura turbo vincente, proprio in quel Digione, anche se Villeneuve e Arnoux si battevano per il secondo posto. Ma poi
È un mio ricordo personale perché da bambino me la feci comprare alla festa del paese per star buono, no? Quando fai i capricci, mi feci comprare questa vetturetta che si trasformava appunto in robot perché appunto è un mashi robot. Ordunque, i ritrovamenti sono finiti, come vi dicevo, ho speso un pochettino tantino, però bisogna anche dire che quando si tratta di micronauti, ormai i prezzi sono abbastanza elevati, anche se si trovano così loose, perché sono oggetti che conoscono tutti, sono sulla bocca di tutti, e quindi anche il commerciante meno esperto spara alto. Poi sta a voi cercare di comprendere come tenerlo. Le soddisfazioni più grosse, uno potrebbe dire i robot. Questa volta io mi permetto di dire questa, perché è una Majorette Simca e nelle quotazioni questa vettura è particolare, è molto particolare. Beh, insomma, per questo filmato è tutto. Noi speriamo sempre nei prossimi ritrovamenti, nei prossimi mercatini e speriamo di trovare ancora qualche oggetto che ci rimanda a quei mitici anni 80, anni 70 che tanto hanno rappresentato la nostra infanzia. Ma prima di tutto, a mio avviso, hanno fatto la storia del giocattolo.